non è che tu puoi dire che il docente ti deve domandare quello che vuoi tu. Ti dice, scusi, in che sala è la flagellazione? Tutto qua. Assessore, ci legge il proclama così gli daremo massima diffusione. Sì. Allora parto da quello che è il fondamento costituzionale, che implica insieme all'università, che è protagonista con i suoi studenti, anche il comune, cioè la res pubblica, perché l'articolo 9 della Costituzione dice, in considerazione dell'articolo 9 della Costituzione che recita, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. E come fa a promuoverlo se non combattendo la superstizione che lo arresta? E la ricerca scientifica e tecnica tutela il paesaggio e il patrimonio artistico. La tutela e la promozione prevedono delle misure che può prendere anche il comune a vantaggio dei cittadini. In questo caso gli studenti sono cittadini temporanei della città, come io li ritengo e come intendo che possono essere utili alla città tenendo aperte chiese e musei, come ho detto. Nessuno studente di qualunque corso di laurea di qualunque anno potrà sostenere gli esami senza presentare unitamente al libretto il biglietto d'ingresso con timbro e data di Palazzo Ducale della Casa di Raffaello, i due luoghi incriminati. È chiaro che c'è qualcosa di esagerato in questa richiesta, ma almeno far sentire che comunque pensi delle opere d'arte e qualunque cosa senta, quell'accesso l'ha fatto, cioè ha superato la soglia, era questo che mi interessava, cioè non c'è una specie di blocco che ti impedisce proprio di metterci piede. L'accesso ai musei dovrà essere certificato, il docente constaterà a ogni esame la visita avvenuta e si riserverà eventuali domande sulle opere esposte all'interno dei musei, e questo è divertente, cioè che un professore possa anche domandare una cosa che non c'entra. Agli studenti potrà essere altresì rilasciata per concessione dell'amministrazione comunale una carta di accesso alle mostre a condizioni agevolate. La leggenda che ha reso incomunicanti la città universitaria e il museo di Urbino non può essere ulteriormente tollerata, essa appare infatti in contrasto con la conoscenza, con il sapere, con la scienza. Ora, un editto che ha questo aspetto così un po' provocatorio fa almeno discutere, uno dirà, ma scusa, ma veramente cioè, siamo così coglioni che non entriamo perché c'è la superstizione. Quindi però è un modo intanto per aprire, tant'è vero che da quando ne parlo tutti mi dicono, ecco la lista delle altre città, Pisa non devi stare sulla torre, perché uno va a Pisa e non sale sulla torre, a Padova non vai a vedere Giotto, insomma sembra una presa per il culo, insomma, quindi uno ci penserà tutto qua. E se i professori non le sanno queste cose? Problema che mi sono posto, ma ho fatto finta che non esistesse.